La luce, l'elettricità è uno di quegli elementi che ha mutato completamente la visione dell'uomo. La luce è uno di quegli elementi che può essere utilizzato di notte, può tracciare anche una strada. L'arrivo dell'elettricità non è qualcosa che è arrivato in maniera immediata, ma è frutto di tantissime sperimentazioni. La prima forma di illuminazione, lasciando perdere quella del fuoco, avvenne nel 1798 a Parigi e l'illuminazione era data dal gas derivato dalla combustione del legname, mentre la prima fabbrica illuminata fu nel 1802 e fu la Bouton et Watt con l'illuminazione derivata dalla combustione del carbone, mentre la prima città che venne illuminata completamente grazie al gas derivato dalla combustione del carbone, fu l'Inghilterra, ma soprattutto per due fattori. La grossa quantità di carbone che avevano, quindi dal carbone, bruciando carbone, uno degli scarti, era il gas e l'altro era il catrame. Però con il gas avevano la possibilità di distribuirlo grazie a delle tubature particolari in giro per la città e quindi avevano la possibilità di produrre questo gas e di illuminare le case, di illuminare le città, le strade. E quindi anche la visione delle città cambiava completamente. Però i primi sistemi di illuminazione erano estremamente costosi, quindi erano soprattutto per la borghesia della città. Le famiglie povere non potevano ancora permetterselo. Già nel 1815 Londra aveva 40 km di condutture di gas in giro per la città e nel 1840 le maggiori città d'Europa avevano installato dei sistemi di illuminazione a gas in giro appunto per le città. C'era un problema. Il gas è uno di quegli elementi estremamente infiammabili, ovviamente, e le perdite di gas potevano portare all'assuefazione, mal di testa, svenimenti ed era molto pericoloso. Nel 1850 si resero conto anche che il gas all'interno delle case poteva aiutare anche a scaldare gli ambienti, quindi venne utilizzato sia per l'illuminazione che per scaldare gli ambienti, o anche i cibi, come facciamo oggi, del resto. L'arrivo dell'elettricità invece nasce grazie a un italiano, Alessandro Volta, che creò la prima pila nel 1799 e permise di creare la corrente continua. Volta studiò e permise lo sviluppo dell'induzione elettromagnetica, dell'elettrolisi e della possibilità di trasmettere segnali lungo circuiti elettrici. Da Volta in poi ci furono una serie di inventori e una serie di brevetti. Uno dei più importanti inventori che cambiò completamente l'idea dell'illuminazione fu Thomas Alva Edison, che tra il 1878 e il 1881 riuscì a risolvere una serie di problemi causati dall'elettricità e creò la lampadina, oltre a risolvere i grossi problemi di distribuzione dell'elettricità. La lampadina è stata inventata dallo studio di Edison. In realtà ci sono tantissimi brevetti, ci sono tantissime storie dietro la lampadina, però bisogna ricordare una cosa. Edison fu probabilmente il primo nella storia a creare uno studio con all'interno una serie di inventori che alzarono l'asticella della società creando progetti sempre nuovi. L'idea della proiezione di immagini fu creata all'interno dello studio di Edison, le prime idee di proiezione e la lampadina fu creata dal suo studio. Qui guardatevi proprio il film su Edison e spiega un po' la sua vita e questa scontro tra Edison e Westinghouse. Guardatelo perché è davvero un capolavoro. La lampada a incandescenza era ottimale ed era adatta a tutti gli ambienti. Non c'era il rischio che potesse diffondere, come per il gas, dei gas dannosi, appunto. Quindi non era pericolosa per l'uomo. Nel 1886 New York venne improvvisamente illuminata da queste lampadine e fu una rivoluzione incredibile perché il gas, ad esempio, produceva una luce, ma era molto fioca, mentre le lampadine erano in grado di illuminare a giorno intere città, intere strade. Questo rivoluzionò tantissimo la società. Fu davvero una rivoluzione incredibile. Inizialmente, Edison decise di utilizzare la corrente continua, ma la corrente continua ha la possibilità di essere portata fino a più o meno 1,5 km, quindi non era possibile trasportare l'energia più distante di 1,5 km. Edison poi negli anni comprese che l'unico modo di trasportare più lontano era con la corrente alternata, quindi la corrente
corrente alternata era in grado di essere portata sulle lunghe distanze. Questa tecnologia venne portata in pochissimo tempo in giro per il mondo. Le città improvvisamente vennero illuminate da questa nuova invenzione. E ci fu anche una cosa incredibile: molti stati che non disponevano di giacimenti petroliferi, di carbone, cose del genere, come ad esempio l'Italia, ma avevano dei grandi spazi dove passava l'acqua, potevano essere create delle dighe. E dalle dighe potevano creare energia pulita, quindi creata da fonti rinnovabili. Stati come l'Italia, la Svizzera, il Canada assunsero subito questo tipo di energia per creare in casa propria dell'energia pulita, senza dover essere vincolati da comprare energia al di fuori del proprio stato. L'energia cambiò completamente la vita dell'uomo. Oltre a illuminarlo, pensiamo ad esempio alle fabbriche. Le fabbriche inizialmente erano create per un solo motore che era collegato da tante puleggia. Quindi se quel unico motore si rompeva, tutta l'azienda era ferma. Mentre in questo caso abbiamo più motori su più macchine ed erano collegati da un solo filo, quindi ogni macchina aveva un filo proprio indipendente. Se un filo si rompeva, un motore si rompeva, tutti gli altri andavano avanti. Quindi anche questa fu una rivoluzione incredibile. Quindi di conseguenza anche l'aspetto delle fabbriche cambiò completamente. Prima erano una giungla di pulegge e di cinghie, adesso diventava qualcosa di diverso. L'elettrificazione cambiò e completamente gli stati. Ad esempio, tra il 1901 e il 1914 la Germania crebbe di 9 volte grazie all'elettrificazione e l'Inghilterra addirittura di 15 volte. Di conseguenza poi si creò una serie di monopoli, quindi all'inizio c'era solo una compagnia che poi venne divisa in tante compagnie diverse per poter gestire la distribuzione di elettricità in giro per il mondo. Di conseguenza nacquero delle aziende che alcune esistono ancora oggi, tipo la Siemens, la AEG, la General Electric, la Westinghouse, tutte aziende che sono partite in un modo, poi si sono evolute in altre cose. Ad esempio, la Westinghouse si occupa sempre di energia, ma si è specializzata nell'energia nucleare. Tra il 1901 e il 1914, il più grande produttore di energia elettrica fu la Germania, seguita a ruota dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra. Quindi l'energia elettrica fu una vera rivoluzione. E basta, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, o se volete continuare a seguire i miei video, iscrivetevi al mio canale. Al prossimo video. Ciao!